Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. Oggi voglio parlarvi della modifica di un oggetto semplice per renderlo più versatile e utilizzabile in situazioni un po' diverse rispetto a quelle a cui è stato progettato. L'oggetto è un comunissimo caricatore USB da auto, quindi che si inserisce nell'accendisigari. Io l'ho modificato aggiungendo due morsetti esterni in modo che si possa collegare al più e al meno di una qualsiasi fonte di alimentazione da 12 volt, che è la classica tensione dell'impianto dell'automobile. Innanzitutto, come funziona? Il caricatore da accendisigari si inserisce nella presa della macchina, preleva la tensione da 12 volt da questi contatti e in uscita fornisce i 5 volt, che sono la classica tensione delle prese USB con cui si ricaricano i cellulari. Uno dei motivi per cui ho voluto modificare uno di questi caricatori è perché mi capita a volte di essere in giro e avere a disposizione 12 volt ma non sotto forma di una presa accendisigari. Il classico caso è quello di essere con uno dei miei speaker portatili che hanno una batteria da 12 volt e voler ricaricare il mio telefono, e questo è perfetto perché si attacca alle viti con cui generalmente ricarico le batterie degli speaker portatili, ma che in questo caso forniscono i 12 volt al caricatore che a sua volta carica il telefono cellulare. Quindi ora con questo mio caricatore posso andare a collegarlo ad una batteria da 12 volt e vedete che si accende la luce. Quando attacco il mio telefono, ecco qui che è passato alla ricarica. Qui ho un caricabatterie smontato, come vedete è un altro modello ma si può fare con qualsiasi tipo di caricatore. Infatti basta riconoscere qual è il più e qual è il meno. Molto semplice, perché il più è il contatto alla base, mentre il meno sono questi due contatti laterali qui. E quindi una volta smontato basta saldare i cavi in posizione, trovare il modo di farli uscire. Io qui ho praticato due piccoli fori con il trapano e poi collegare le due pinzettine, i due morsetti per poter usare il caricatore in qualsiasi situazione. Una cosa su cui stare molto attenti: se inserite il caricatore nell'accendisigari della macchina, sul più e il meno avete la tensione dell'impianto della macchina, vuol dire che se unite questi contatti vi va in cortocircuito l'impianto della macchina ed è molto pericoloso. Quindi se vi capitasse di usarlo nell'automobile, vi conviene isolare con del nastro isolante i due contatti in modo da evitare che accidentalmente si tocchino e mandino in cortocircuito la batteria, che non sarebbe molto piacevole. Quindi in sostanza questa è una modifica molto semplice, molto veloce, però io trovo molto utile e comoda in diverse situazioni. Spero sia un'idea che possa servire anche a voi, e con questo è tutto per questo video. Ci vediamo al prossimo episodio di Esperimenti in Garage. Ciao!